circa 180 commediografi qui in parte rappresentati. Un'abbondante pesca di copioni per la giuria desiderosa di mettere in luce lavori che arricchiscano il repertorio italiano. Lavoro all'aperto, conclusione nella sala del municipio. Dopo un discorso del sindaco Chiola, Leonida Repaci, presidente di questa seconda edizione del premio Pescara, proclama i vincitori. Squarzina, 1 milione per un'opera in 3 atti. Nicolai, 500.000, 3 atti. Bompiani, primo premio per un atto unico. A Massarosa, altra gara letteraria, parla il sindaco. In giuria col professor Del Beccaro, scrittori come Betocchi e Lisi. Il ministro Angelini saluta il primo e il secondo dei vincitori per la novella, Senesi ed Elda del Botto. Ed il primo classificato per la poesia.